Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, lui è Kent, questo è Diario di Viaggio on the road, e sì! Dopo questo weekend lungo e particolarmente festivo e particolarmente dedicato a mangiare, forse sarebbe stato il caso di girare il vlog a piedi, ma proprio tipo facendo il cammino di Santiago de Compostela a passo sostenuto. Però sta piovendo, quindi non me ne vogliate. Sigla! Allora, ragazzuoli, auguri a tutti, ancora auguri, auguri per le feste prossime avventure, auguri per le feste passate, eccetera, e soprattutto grazie! Siete stati bravissimi, siete stati bellissimi, siete dei miti, siete degli eroi! Ho 95 iscritti a questa mattina, quindi siamo prossimi ai 100 iscritti, è un traguardo per me grandissimo, è un traguardo che mi sta spingendo a continuare, che mi sta spingendo ad andare avanti, che mi sta spingendo a fare tanti nuovi progetti, e quindi, visto che siamo ormai prossimi ai 100 iscritti, vi lancio soprattutto questo messaggio. È il momento di preparare una FAQ speciale per i 100 iscritti, quindi se avete delle domande che volete farmi, se c'è qualcosa che vi incuriosisce di me, lasciatemi una domanda nei commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR, e vedrete che organizzerò una bella FAQ a casa. Dai ragazzi, mi metto anche la maglietta, le so tutte, e vi rispondo! Orbene, come vi è andato il Natale? Avete mangiato come gli animali all'ingrasso? Beh, anche io! Ho visto in questi giorni un video di Matthew Santoro, nel suo canale di vlog, in cui diceva di essere ripieno di tacchino ripieno, e cosa che mi ha fatto tra l'altro scoprire che appunto questa tradizione del tacchino ripieno, tipica dei paesi anglosassoni, a quanto pare c'è anche in Canada. Non so se arriverà mai anche in Italia, non so se c'è già da qualche parte questa tradizione, so che non ho mangiato tacchino ripieno a Natale, però in passato ho assaggiato il tacchino ripieno. Per carità, è buonissimo, ma è pesante come mangiare del calcestruzzo, praticamente, quindi... Orbene, dicevo, come vi sono andate le feste? Come è andato Natale? Avete ottenuto i regali che speravate? Avete passato tempo con la famiglia? Avete guardato film di Natale? Adesso ci arriviamo! A me intanto Babbo Natale ha portato una splendida telecamera Full HD Panasonic HC-V750, con cui potrò fare molti progetti che ho da parte per il mio canale YouTube. Anche se devo dire che per consegnarmi questa telecamera ha voluto un cospicuo riscatto. Comunque stavo dicendo, avete guardato la televisione? Avete guardato film di Natale? I famosi Una poltrona per due e Mamma ho perso l'aereo? Io no! Cavoli, li so a memoria, ragazzi! Ma qualcosa di un po' meglio! E non mi dite! Beh, film di Natale, cinepanettone! Cioè, io li considero la pagina più bassa, più tetra del cinema italiano! Non che si stia salvando molto il cinema italiano, anche se quest'anno sono curioso di vedere più avanti Il ragazzo invisibile di Salvatores, che secondo me promette bene e è molto sottovalutato. Ma soprattutto questo Natale, il film di Natale che andrò a vedere, in realtà probabilmente verso il 3-4 di gennaio, più che altro per ovvi problemi logistici, sicuramente, e Kent lo sa perché verrà con me, sarà il film di Paddington, e d'altronde gli inglesi sono fissati con gli orsetti di peluche molto più di me, visto che nella stazione di Paddington c'è proprio la statua dedicata a questo personaggio di vari romanzi e di vari racconti per bambini, e poi gli inglesi sanno cogliere molto bene le cose in ambito turistico. Se consideriamo che a King's Cross c'è anche una via per il binario 9 3/4, con tanto di carrello per i bagagli inserito per metà nel muro, quindi... Parlando appunto di film di Natale, io in questi giorni, guardando alcuni dei video di WatchMojo.com, di questo canale, soprattutto quelli che riguardavano proprio l'avvicinarsi del Natale, quindi migliori film per ragazzi, migliori film con contenuto ambientalistico,
alcuni personaggi, migliori personaggi di cartoni animati, buoni dei cartoni animati, eccetera, ho scoperto un film che sono andato a cercare, un cartone animato che sono andato a cercare, che sono riuscito a guardare credo la settimana scorsa o 10 giorni fa, molto 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 bello, che vi consiglio se non l'avete visto e se riuscite a trovarlo da qualche parte, potrebbe persino essere su qualche on-demand tipo Mediaset Premium, da guardare bene. È un film del 2012 tratto da uno dei romanzi per ragazzi del Dottor Seuss. Il Dottor Seuss è un scrittore fumettista che ha scritto tantissima roba per ragazzi, molto bella, molto ben fatta, e sicuramente non molti di voi l'hanno sentito nominare, però se vi dico un paio dei personaggi che sono usciti dalla penna del Dottor Seuss, sicuramente li conoscete, come per esempio il Gatto col Cappello o, molto più noto, il Grinch. Ora, il film che ho visto è Lorax, il Guardiano della Foresta. È un film molto divertente, un film molto ben fatto, un messaggio ambientalistico estremamente attuale, soprattutto, e mi è piaciuto tantissimo, un film da vedere con tutta la famiglia, da vedere con i bambini, molto divertente, tante trovate simpatiche. Poi c'è questo personaggio, Lorax, un po' goffo, e che parla questo italiano stentatissimo, perché è doppiato da Danny DeVito, ed è doppiato in italiano da Danny DeVito. Quella che sentite la voce di Danny DeVito, che si sforza di parlare italiano, è molto divertente. Questo mi tamponava, boh. E comunque, a parte le domande per la FAQ, io vi chiedo che cosa avete guardato per Natale, che cosa guardate per Natale? Siete tipi da cinepanettone, oppure come me sostenete che persino il logo DVD che gira è molto più emozionante di un cinepanettone? Avete guardato i classici film Una poltrona per due, Mamma ho perso l'aereo, entrambi, uno di due? C'è un film che vi ha incuriosito? Andrete anche voi a vedere Paddington? Oppure siete più per il cinema impegnato, film cecoslovacchi con sottotitoli in tedesco? Ditemi un po' nei commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. E come sempre vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, fate pollice in alto e condividetelo con gli amici anche sugli altri social network. Se vi è piaciuto e non l'avete già fatto, iscrivetevi al mio canale. Oh, siamo prossimi ai 100, così faccio anche la FAQ, quindi se vi volete iscrivere al mio canale, se avete qualche domanda da farmi, fatemela nei commenti, così vi risponderò anche. E quindi, ragazzi, questo è tutto. Voglio tenere questo vlog leggero, visto che abbiamo tutti mangiato molto pesante. Per cui, grazie a tutti, ciao e ci vediamo domenica prossima!